Dal 3 agosto le vaccinazioni a Chieti si effettueranno al Palasport di Colle dell'Ara. Sindaco, ormai è ufficiale, nelle prossime ore ci sarà l'ultimo sopralluogo e poi ci sarà il via libera. Questa mattina stessa, ieri hanno lavorato i tecnici per la messa in funzione dell'impianto di areazione e di condizionatore e di condizionamento dell'aria. Questa mattina andrò io personalmente con i tecnici per l'ultimo sopralluogo e poi dovremo ovviamente parlare, metterci d'accordo con i tecnici della ASL per lo spostamento delle suppellettili e degli impianti, dei box, dal Palauda al palazzetto di Colle dell'Ara. È una struttura funzionante, ha funzionato benissimo durante la campagna di screening di quest'inverno, ottenendo tutte le autorizzazioni da parte dei nostri tecnici e di quelli della ASL. Eviteremo di fare un doppio passaggio, quello del foro boario, che comunque sarebbe dovuto essere stato riconsegnato alla Camera di Commercio ad ottobre, e quindi avremmo dovuto poi fare, ripeto, il secondo passaggio a Colle dell'Ara. Siccome il palazzetto di Colle dell'Ara è di proprietà del Comune, ed essendo l'emergenza sanitaria prioritaria su tutto, abbiamo individuato, ma già quest'inverno con appunto la campagna di screening, il luogo ideale per continuare le vaccinazioni, che purtroppo con l'aumento che stiamo avendo delle positività si suppone non finirà a breve. Tenga conto che in questa ultima settimana abbiamo avuto 10 casi diciamo in tutta la provincia, quindi niente di eccezionale, e siamo a un tasso di incidenza di 18 casi su 100.000 abitanti, tenendo conto che il livello di criticità comincia quando si supera 50 casi su 100.000 abitanti, quindi siamo ben lontani dal livello di criticità. Tenga presente che oltre le fasce di età avanzate e le persone vulnerabili si stanno vaccinando molti giovani, nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni siamo arrivati al 50% e oltre di vaccini. Attualmente noi abbiamo il 50% di vaccinati con una dose e più del 60% di vaccinati con la seconda dose. Quindi la campagna vaccinale nella nostra provincia, nella nostra città, sta andando molto bene.